Abbiamo necessità di definizioni. Incontriamo necessità di definizioni. Per poter sviluppare un percorso disciplinare. Un recorrido disciplinare. Altrimenti non c'è scienza e non c'è serietà della ricerca. Non hai serietà nella UNA. C'è un'investigazione. Fatto però che hai una definizione. Che cada definizione. È non all'origine di un discorso. Non sta all'origine di un discorso. Anche questo. También. Però è soprattutto il risultato. Però soprattutto è risultato di una conoscenza precedente. Di un conoscimento precedente. Diventa importante nella ricerca. Si vuole importante la investigazione. Una volta che abbiamo trovato la definizione. Perché una vez che abbiamo incontrato la definizione. Consideriamo questa definizione. Consideriamo questa definizione. Insieme alle definizioni. In il conjunto della definizione. Che ci permettono di sviluppare una scienza. Che nos permite di sviluppare una scienza. Come dei punti di riferimento. Come punto di riferimento. Come dei principi. Come principi. Non si può considerare come una conoscenza originale. Come un conoscimento originale. In effetti noi dobbiamo tener conto. De hecho, tenemos que tener en cuenta. Perché noi dobbiamo mettere in discussione. Porque nosotros tenemos que poner en discusión. Tutte le definizioni che incontriamo. Todas las definiciones que encontramos. Nel campo della fraternità. En el campo de la fraternidad. Per alcuni motivi importanti. Por algún motivo importante. Il primo di tutti. El primero de todos. Negli studi sulla fraternità. Es que en el estudio de la fraternidad. Incontriamo definizioni diverse. Encontramos definiciones distintas. Allora qui rientriamo nella fattispecie di Kant. Entriamo nel pensiero, nella situazione che incontrò anche Kant. È la situazione che già incontrò Kant. Quando vide che nella Germania quando vio che la Germania di suo tempo, di sua epoca, a seconda delle diverse cattedre di metafisica, secondo le distinte cattedre di metafisica, c'era anche un pensiero diverso, abbia un pensamento distinto dei vari professori, dello distinto professore. Mentre invece se si va a studiare la fisica, mentre che si va a studiare fisica, si trova lo stesso insegnamento, incontriamo la misma insegnante da tutte le parti. Quindi la metafisica non è una scienza. Portanto la metafisica non è una scienza. Allora, la situazione negli studi sulla fraternità, la situazione nello studio della fraternità, lo sappiamo per esperienza, è piena di definizioni diverse, sta piena di definizioni distinte, che sono collegate, che stanno unite a diverse visioni della fraternità. A distinta visione della fraternità. Abbiamo definizioni della fraternità. Teniamo definizioni del settario. Della fraternità del tipo settario. Pensiamo alle fraternità chiuse. Pensiamo alla fraternità serrata. Che va da piccoli gruppi. Che va da pequeño tendenzialmente autoreferente. Tendenzialmente autoreferente. Alla massoneria. Alla massoneria. Quindi anche ad organizzazioni. Portanto, organizzazioni. Che si danno un obiettivo di tipo universale. Che si danno un obiettivo di tipo universale. Ma questa universalità è data agli altri. Pero esta universalidad está dada a los demás. Da un'organizzazione por una organización que vive la fraternidad al suo interno. Que vive su fraternidad al suo interno. Esto es solo para fare gli esempi. Esto es solo para hacer ejemplos. Fraternidad nacionalística. Hay la fraternidad nacionalista. Fraternidad de clase. Fraternidad de clase. Ahora, esto nos pone nella necessità. Esto nos pone la necesidad. Di domandarsi. Qual è il significato? De preguntarnos, ¿cuál es la parola che usiamo? E la parola che usiamo? Da chi l'abbiamo ricevuto? De chi l'abbiamo ricevuto? A quale filone di pensiero appartiene? A che hilo di pensamento permanente? E noi le usiamo senza avere una buona consapevolezza. Nosotros la usiamo sin tener clara la conciencia. Della loro origine e di loro significato. De su origine e del suo significato. Quindi noi in un certo senso dobbiamo. Portanto, in un certo senso. Tenemos que regresar a la raíz del pensamiento prima que le discipline si costituiscano. Antes que la disciplina se constituya. Quindi, prima que la fraternità diventi un principio. Antes de que la fraternidad se vuelva un principio. Una categoria. Un concepto. Dobbiamo andare alla sorgente. Tenemos que ir a la fuente de ese pensamiento. Per capire l'origine della fraternità. Para encontrar el origen de la fraternidad. Allora, l'unica possibilità di fare questo. La única posibilidad de hacer esto. Quindi di raggiungere una definizione, portanto, di alcanzare una definizione entre comillas, perché una definizione vedremo in che modo, perché una definizione che vedremo in che modo è una definizione. La definizione deve per forza avere una natura concettuale. La definizione per forza tiene che avere una naturalezza concettuale. Noi abbiamo la necessità, tenemos la necessità di avere una definizione narrativa. De tener una definición narrativa. Perché vogliamo risalire. Porque queremos ir alle prime narrazioni originali. Alle prime narrazioni originali. Delle diverse civiltà. Della distinta civilizzazione. Che dico. Che non dice. Sia con dei concetti. Sia con los conceptos. Ma soprattutto con
pensieri originali, pero sobre todo con pensamiento original, con prime formulazioni, con la primera formulación de idea, e con simboli, y con símbolos, simboli che diventano archetipi, símbolos que se vuelven archetipos, modelli di antropologia, por tanto modelo de antropología, de visión del hombre, modelli relazionali, modelo relazionale, abbiamo necessità di risalire, necesitamos volver, ir, resalir a estos orígenes per ricevere la fraternità, para recibir la fraternidad dalla fonte, de la fuente. Cioè senza, anche questo senza è ipotetico, sí, y esto es también ipotético, senza la mediazione successiva. Sin las mediaciones sucesivas. È chiaro che noi stessi abbiamo dentro questa mediazione. Que cada uno tiene dentro estas mediaciones. Quando studiamo i materiali originali. Estudiamo questi materiali originali, però abbiamo una possibilità nosotros, per come abbiamo impostato, per come abbiamo passato il nostro studio, che spesso non viene colta in tutta la sua pienezza, che a menudo non si accoge con tutta la sua sabiduria, ed è il fatto che lo studio sulla fraternità, e che lo studio sulla fraternità viene da una molteplicità, viene da una molteplicità di culture, quindi risalire al mito originale. Por tanto, risalire al mito originale significa risalire a diverse narrazioni. Significa risalire a distinte narrazioni. Per esempio, quella che appartiene alla mia cultura. Por ejemplo, la que pertenece a mi cultura. È una sintesi. Di narrazioni. Indo-iraniche. Tutto il bacino dell'Europa. La zona mediterranea e del Medio Oriente. La fascia africana. E la Francia africana. Tutto questo si concentra nel Mediterraneo. La origine alla Grecia. E poi si incontra con due grandi filoni. Che poi si incontra con due grandi filoni. Che sono l'ebraismo. Che sono il giudaismo. E la romanità. Allora, la mia cultura ha questa. Mi cultura tiene questa referenza. Ma qui ci sono tante culture. Però qui tenemos muchas culture. Che hanno la stessa dignità. Che tiene la misma dignità. Allora questo ci fa incontrare. E questo lo hace che noi incontriamo. Fraternità diverse. Fraternità e distinta. Quindi noi parliamo di fraternità. Por eso hablamos de fraternità. Nel plurale. En plural. Non per ciò che noi abbiamo pensato dopo. No por lo que hemos pensado después. Ma per come ci viene dato il pensiero originale. Come nos viene dato il pensamento originale. Ecco la grande garanzia. Esta es la gran garantía. Se noi sappiamo cogliere. Si sabemos acogerlo. In maniera professionale. En manera profesional. Perché non ci sia una visione ideologica. Para que no haya una visión ideológica. Ma ci sia un confronto. Sino que haya una confrontación. Con le radici antropologiche. Con las distintas raíces antropológicas. De cada uno de nosotros. E quindi questa è una grandissima sfida. Y esto es un gran desafío. Che per noi è obbligatorio. Que para nosotros es obligatorio. Noi non abbiamo fatto molto. Nosotros no hemos hecho mucho en esta dirección. Anche perché. También. L'investimento su questo tipo di studi. Invertir sobre estos estudios. È molto grande. Es grande. Es muy. Deve essere fatto sia da professionisti già bene affermati. Lo tienen que hacer profesionales bien consolidados. Considerano una metodologia. Che tienen una metodologia. Ma anche un'apertura. Pero también una apertura. Insieme a dei giovani. Junto con jóvenes. Che possano investire in questo. Que puedan invertir en esto. Una impostazione della loro vita professionale. Su propria carriera professionale. E questo è bene. Che ce lo diciamo, questo è necessario dirlo, perché è necessario che da dentro ogni cultura, perché è necessario che dentro di cada cultura si dia questo salto. Allora, che cosa ci dicono le narrazioni originali? Che non dice la narrazione originale? È possibile ricavare, è possibile dal racconto originale, entrare in questa narrazione originale, dei contenuti della fraternità, contenuto di fraternità, per poter arrivare a questa definizione, per poter arrivare a una definizione. Ecco, il lavoro che noi abbiamo cominciato a fare, il lavoro che abbiamo iniziato a fare, ma che ancora ci attende, però che todavía sta por delante, è quello di lavorare sulle narrazioni originali. Es el de trabajar sobre las narraciones originales. Per comporre un elenco di contenuti. Para desarrollar una lista de contenidos. Ma che non vengono da una sola tradizione. Que no viene de una sola tradición. Quindi noi, facendo questo passo indietro verso l'origine. Nosotros, dando este paso atrás hacia los orígenes. Dobbiamo fare un lavoro di composizione. Tenemos que hacer un trabajo de composición. Non è una ricezione passiva. No es una recepción pasiva. Del racconto mitico. De las narraciones míticas. Anche perché.
la narrazione mitica, también porque la narración es mítica, ha bisogno di essere razionalizzata. Hay que racionalizarla. Solo che la razionalizzazione del mito, sino, pero también la racionalización del mito comporta il passaggio del simbolo, el paso dell'individuo del simbolo al concetto. Non può essere un solo tratto, una sola direzione. Y no se puede hacer en una sola dirección. Deve continuamente ricorrere alla cioè dal concetto al simbolo. Es decir, del concepto al simbolo. Ritornare davanti all'origine. Volver al suo, delante de su origen. E chiedersi che cosa ho realmente capito. Y preguntarse qué he entendido en realidad. Quindi si vuole la razionalizzazione del simbolo. Se necesita la racionalización del simbolo. E anche l'intelligenza simbolica. Pero también se necesita la inteligencia simbólica. Che continuamente porta dall'astrazione del concetto. Lleva de la abstracción del concepto. Al concreto vivente. A lo concreto que se vive. Non dimentichiamo. No nos olvidemos. Le narrazioni originali. Que las narraciones originales. Sono il concreto vivente. Son la concreción viviente. È come vedere dentro di noi. Es como ver dentro de nosotros. Guardando el racconto. Mirando la narración. Ci dicono come siamo costituiti. Nos dicen cómo estamos constituidos. Allora, noi in sostanza costruiamo nosotros, questa definizione narrativa. Costruiamo questa definizione narrativa. Con un lavoro. Insieme, con un trabajo junto sulle diverse origini partiendo da distinte origini. Io non credo che sia possibile, non credo che sia possibile avere una comunione profonda, tenere una comunione profonda se non si fa questo lavoro, se non facciamo questo lavoro, perché è come entrare in treno, è come subirsi al treno, compartimento in un departamento dove ci sono 5-6 persone, dove 5-6 persone che stanno discutendo dalla prima fermata, da che discutono desde la prima parada, da 4-5 ore. Io entro e non capisco niente. Io entro e non entiendo nada. Perché? Perché loro hanno già creato delle comunità. Perché ellos ya han creado convenzioni. Hanno già organizzato un discorso. Ya tienen organizado su discorso. Abbiamo noi il coraggio. Tenemos nosotros el valor. Di operare questo smontaggio. De attuare este desmontaje. Della nostra personale cultura. Della nostra cultura personale. Il rapporto con l'altro. E la relazione con l'altro. Questo, come diceva Socrate. Come decía Socrate. Non è solo un processo di conoscenza. Este no es solo proceso de conocimiento che viene attraverso il dialogo, che viene attraverso il dialogo, è un processo di purificazione, è un processo di purificazione, cioè ciò che a livello logico, lo che a livello è la confutazione, è la confutazione, a livello di relazione personale, a livello di relazione personale, a livello etico, a livello etico, è un processo di purificazione, è un processo di purificazione, perché può portarci, perché non può llevar, a rendersi conto, a darnos cuenta, che una cosa che pensiamo è falsa, che una cosa che pensiamo è falsa. E quando il giovane veniva confutato con Socrate, e quando il giovane veniva confrontato con Socrate, si vergognava. Perché? Perché il processo logico, perché il processo logico era l'espressione di un processo interiore. Era l'espressione di un processo interiore. Dire che è vera. Decir che è una cosa falsa. Significa prendere come oggetto tomar buono, come oggetto bueno, un oggetto da volere, come una cosa che uno che vuole, una cosa che è male, una cosa che è male. Quindi noi abbiamo una doppia possibilità. Portanto tenemos una doble possibilità. Quella che è tipica del dialogo della comunità scientifica. Che è tipica della, una che è tipica della, del dialogo della comunità scientifica. Ma in questa metodologia. Però in questa metodologia. Noi abbiamo scelto di vivere la fraternità. Hemos elegido vivir la fraternidad. Altrimenti non faremo così. Se no, non faríamos más. E dunque c'è un vero processo di purificazione. E portanto hay un autentico processo di purificazione. Che in effetti chiede da parte nostra. Che de hecho requiere por parte nostra. Una adesione volontaria. Una adesione volontaria. Certo, ognuno è libero di scegliere. Ciertamente, a quale livello farsi coinvolgere. È libero di elegire a che livello si chiede involucrare. Ma poi guardate. Però mire, si vede dai frutti. Se ne porta un frutto. Cioè, i lavori hanno un'importanza diseguale. Lo trabajo tiene una importancia diseguale per loro. Il coinvolgimento personale. E la involucrazione personale. In questo caso. In este caso. Porta a un approfondimento scientifico. A una profondizzazione scientifica. Perché è più profondo il livello. Perché è più profondo il livello. Nel quale io metto in discussione quello che so. E nel quale io metto in discussione lo che so. E io ti ricordo che a 45 anni. Io mi ricordo che con 45 anni. Ne ho 55. Ora devo riparare. Per preparare la missione di Rodrigo, ho dovuto dire, io di questo argomento, non so nulla, non si nada. Quando ho incontrato Haiti, quando incontrei che è stato di importanza
determinate, gli studi sulla fraternità. Fueron una importancia determinante en el estudio de la fraternidad. Non sapevo che esisteva. Yo no sabía que existía. Bisogna aiutarsi. Tenemos que ayudarnos a affrontare il vuoto, il vacío, nel quale possiamo metterci. Dove lo potremmo poner? Perché scegliamo di agire così? Perché elegimos de actuar así. Ecco, concludo questa che è la premessa. Diciamo. Concluyo esta que sería la premisa. Sottolineando. Subrayando. Qui stiamo anche estamos creando, también creando una nueva idea de fraternidad. Creando strettamente ciò che sappiamo lo che sapevo e lo che vivimo. E quindi è come rifare l'Accademia di Platone. Importante è come volver a fare l'Accademia di Platone. Non chiudendo un gruppo di studiosi in una casa. Non encerrando un gruppo di studiosi in una casa. Ad Atene, no? In Atene. Ma costruendo una città nuova. Sino costruendo una città nuova. Una città reale, non virtuale. Una città reale, non virtuale. Che coincide con una rete. Che coincide con una rete. Mondiale. Che si basa sulle nostre persone. Che si basa sulle nostre persone. Pronti ad accogliere tutti quelli che si aggiungono. E che stiamo disposti a accogliere a tutti quelli che si aggiungono. Allora, proviamo a fare un esempio. Tratemo di fare un esempio. Di come attuare la razionalizzazione del simbolo. Di come attuare la razionalizzazione del simbolo. Allora, con cose che già conosciamo. Con cose che già conosciamo. Quindi, e soprattutto che conosco io che parlo. E soprattutto che conosco io che parlo. Perché è il minimo il sapere ciò di cui parli. Lo minimo è sapere quello che uno ha. Denuncio la particolarità. Portando denuncio la particolarità della, cui mi servo, della cultura della quale mi sirvo. Però ce l'abbiamo in comune la conoscenza. Però teniamo in comune il conoscimento. Il mio riferimento è alla nazione originaria dell'ebraismo. È alla nazione originaria dell'ebraismo. Quindi possiamo tutti quanti presupporre, diciamo, portando tutto, potremmo presupporre la conoscenza del racconto. Che conosciamo la narrazione. Io mi riferisco ai primi capitoli del libro della Genesi. Mi riferisco al primo capitolo del libro del Genesi. E la focalizzazione è su Caino e Abele. E la focalizzazione su Caino e Abele. Abbiamo studiato in tanti questo, no? Molto abbiamo studiato questo, tutto lo conosciamo. Allora, possiamo ricavare dei contenuti. Potremmo ottenere contenuto della fraternità, da questa narrazione. No, io vi sottopongo 5 punti che potrebbero caratterizzare la fraternità. Il primo punto. La fraternità non accetta. La fraternità non accetta. La supremazia di un fratello sull'altro. La supremazia di un hermano sopra l'altro. Questo noi lo ricaviamo da questo punto. Lo otteniamo della narrazione. Caino, che è il primogenito, si aspetta che il suo ruolo venga riconosciuto. E spera che il suo papel venga riconosciuto. Cioè di essere l'interlocutore privilegiato di Dio. È l'interlocutore privilegiato di Dio. E sappiamo che Dio gli preferisce avere. E in cambio sappiamo che Dio prefiere avere. Che è il menore. E dunque questa supremazia, che Caino chiede di imponere, in effetti non è accettata. Dal modo in cui Dio interpreta la fraternità. Per il modo nel quale Dio interpreta la fraternità. Perché Caino nega il fratello. Perché Caino nega l'ermano. Quindi rifiuta il rapporto di fraternità. È decir, rechaza la relazione di fraternità. Per salvare la propria supremazia. Per salvare la propria supremazia. Un contenuto chiaro della narrazione è questo. Un contenuto chiaro della narrazione è portato a. Caino non accetta il fratello. Che Caino non accetta l'ermano. Perché ha un'altra visione della relazione. Perché tiene un'altra visione della relazione. E questo è un primo punto. Allora, un secondo punto. Da sottolineare. Che è superiore esiste. Che. La fraternità esprime una condizione antropologica. In quale senso? In che senso? Gli uomini nella loro relazione. Los hombres en su relación. Si sono presentati nella coppia fraterna Caino e Abele. Si presentaron en esta pareja fraterna Caino e Abele. Dunque l'uomo in questo momento porta la istituzione. E l'uomo in questo momento porta la istituzione è un hermano. Allora. L'essere uomo e l'essere fratello. Il ser hombre e il ser hermano sono presentati come sinonimi. Si presentano come sinonimi. E non perché c'erano solo loro due. E non perché esistieran solo esos dos. La narrazione ha un valore simbolico. La narrazione tiene un valore simbolico. Quindi questa dimensione, diciamo, antropologica. Questa dimensione antropologica della fraternità significa intendere che ogni uomo, intendere che cada uno, in quanto uomo, è fratello, è hermano, o in atto, o in hecho, o in potenza. O in potencia.
E quindi la relazione con l'altro. L'importanza della relazione con l'altro. È costitutiva dell'identità. È costitutiva dell'identità. Quindi quando io dico Caino. Quando io dico a Caino. E mi viene chiesto chi è. E mi preguntano chi è. Devo dire è il fratello di Abel. Devo dire è l'ermano di Abel. Quindi la definizione della mia identità. La definizione della sua identità. L'uomo è soggetto umano. Non è il soggetto umano. È una definizione di un concetto correlativo. È la definizione di un concetto correlativo. Nessun fratello si definisce da solo. Nessun hermano se define por sí mismo. Allora, un altro elemento importante. Otro elemento importante. Che sembra caratterizzare. Che parecchio caratterizzare. Nella narrazione. La fraternità in questa narrazione. E noi lo produciamo. Il concetto. Questo, che la fraternità esprime una condizione antropologica. La fraternità espressa una condizione antropologica. Tale che essere uomo significa essere fratello. Tal che ser hombre significa essere hermano. Allora. Se questo è un costitutivo, siempre un costitutivo della fraternità, significa che noi possiamo applicarlo anche oggi. Significa che anche noi lo potremmo applicare. E questo è tutto da dimostrare. E questo lo vedremo che dimostrare. Alcuni dei nostri studi già hanno affrontato. Alcuni dei nostri studi già hanno affrontato. Positivamente. E hanno risposto. Qui a Santa Maria davanti, allora mi viene spontaneo citare il suo studio sui diritti umani. Mi viene spontaneo citare il studio della Maria sulla porta dello diritto umano della fraternità. Stiamo riflessionando sulla base degli studi che tutti noi abbiamo fatto. Sobre la base dello studio che già todos nosotros hemos hecho. Un terzo elemento importante. Un tercer elemento importante. Che sempre risulta nella narrazione. La fraternità comporta, implica assumersi la responsabilità dell'altro. Assumirsi la responsabilità dell'altro. Il Signore Dio, il Signor Dio interroga Caino, le pregunta a Caino come se fosse logico, come se fosse logico chiedere a Caino, preguntare a Caino dove è suo fratello, dove sta suo hermano. Quindi ogni uomo è tale perché è fratello. Portanto cada hombre è tal perché è hermano. Lo abbiamo detto adesso. Lo dicimo. Anche. Ma questo porta per il passo successivo. Il siguiente passo. Che ogni uomo è responsabile. Cada hombre è responsabile della vita. E la definizione di uomo. E la definizione di uomo. Essere colui che è aquel, così grande. Che è tal grande. Così definito. Así definito. Che si occupa dell'altro. Che si occupa dell'altro. Come di sé. Come di sé mismo. Io avrei potuto chiedere a Zabele. Io potrei averle preguntato a Abel dove sta caendo. E questo è un altro punto di grandissima importanza, di grande importanza, proprio perché mette la responsabilità, perché pone la responsabilità dell'altro nella definizione del soggetto singolo, e la definizione del soggetto individuo. Cioè io non posso essere me stesso, io non posso essere io mismo, e poi decidere di occuparmi dell'altro, e poi decidermi di occuparmi dell'altro. Sono me stesso, se io mismo si occupo dell'altro. Infatti Caino che non si occupa dell'altro, detto Caino che non si occupa dell'altro, mette a rischio la sua stessa esistenza, pone a rischio la sua propria esistenza. Se ho ucciso Abele, è amata Abele. Ora chiunque può uccidere. Ora qualcuno può matarmi. Ho rifiutato. Perché rifiutato? Risponde la responsabilità. Mi responsabilità. Nei confronti dell'altro. E il confronto dell'altro. Un altro punto che vedete che vado velocemente. Voi vedete che voi non esercitate la mente, non è necessario per creare un esempio. L'altro punto importante. L'altro punto importante. La fraternità. Perché la fraternità. Va impresa seriamente. Hai che tomata seriamente questo significato. Ci possono essere fratelli. Potremmo avere, potremmo essere hermanos. Senza padre e madre. Sin padre e madre. Beh, nella storia della filosofia troviamo. E nella storia della filosofia incontriamo caso di cui gli uomini nascono come i funghi. E lo quale lo hombre nasce come uomo. Cito Hobbes. Cito Hobbes. Ma perché Hobbes aveva la necessità. Però perché Hobbes tenía la necessità. Di tirare via gli esseri umani. Di sacarlo sempre in appartenenza a una tradizione, fuera della appartenenza a una tradizione, a una comunità che non fosse il Leviatà, che non fosse il Leviatà. E sappiamo che anche i nostri giorni, l'attacco a certe tradizioni, e l'attacco a certe tradizioni, sta in funzione di consegnare il soggetto, alle forze più potenti che esistono, alla forza più potente che esiste, o quella di una dittatura, o la di una dittatura, del mercato, o la del mercato. O di altro tipo. Quindi la tradizione è identitaria. Portate la tradizione identitaria. Allora la fraternità. La fraternità. Invia immediatamente. Non lleva immediatamente. Alla paternità e alla maternità. Alla paternità e alla maternità. E la paternità e maternità. Paternità e maternità. Rinvia all'altra relazione fondamentale. All'altra relazione fondamentale. Che è la relazione di genere. Che è la relazione di genere. Uomo donna. Hombre mujer. La fonte, il libro della Genesi. La fonte, il libro della Genesi. Molto bene. Questa
refleja muy bien esta sucesión. Porque prima presenta la relación uomo-donna. Porque primero presenta la relación hombre y mujer. Poi la paternidad maternidad. Luego la paternidad maternidad. Poi la relación de fraternidad. Después la relación de fraternidad. Avanti, prima di tutto questo, antes que todo esto, c'è la relazione con Dio. Está la relación con Dios. Perché nell'esame dei libri della Genesi, porque en el examen del libro del Génesis, si parla prima di tutto di Dio. Antes que nada se habla de Dios, che però non conosciamo. Pero que no conocemos. Poi si dice che Dio fa l'uomo a sua immagine. Después se dice que Dios hace el hombre a su imagen y semejanza. E ancora non capiamo chi sia l'uomo. Y todavía no entendemos quién es el hombre. Neppure chi sia Dio. Ni siquiera quién es Dios. Poi però ci viene detto che l'uomo. Pero después se nos dice. Maschio e femmina. Che l'hombre è hombre y mujer. E quindi viene aperto. Portanto si apre. Quindi guardiamo dentro. Portanto miriamo dentro. E capiamo che relazione c'è tra uomo e donna. Y entendemos qué relación hay entre hombre y mujer. E che questo uomo aperto somiglia a Dio. Quando este hombre abierto si apre a Dios. La relazione tra uomo e donna. La relación entre hombre y mujer. Dice chi è Dio. Nos dice quién es Dios. Quindi il linguaggio simbolico. Portanto il linguaggio simbolico. Forte. Ci comunica. Nos comunica. Relazione precisa. Quindi dalla fraternità. Portanto della fraternità. Noi dobbiamo risalire. La relazione primaria. La relazione primaria. Quindi originaria. Primaria nel senso che viene primaria e che viene in alto. Quella tra uomo e donna. Esa de hombre y mujer. E alla relazione originaria. Y a la relación originaria. Che è la relazione con Dio. Che è la relazione con Dio. Quindi l'insieme di queste relazioni. Portanto il conjunto di queste relazioni. È indifferente chi credere o non credere in Dio. Chi è indifferente credere o non credere in Dio. È un linguaggio simbolico. Unica categoria. Che comunica in categoria. Ecco, questo insieme di relazioni. Questo conjunto di relazioni. Definiscono. Define. La nozione di limite. La nozione di limite. Cioè chi è l'uomo? Chi è l'uomo? È un fratello. È un hermano. Quindi è definito attraverso un concetto di relazione. Portanto sta definito attraverso un concetto di relazione. Ed è un figlio. E è un hijo. Ma è figlio di due genitori. Per essere figlio di due padri. Che hanno ricevuto la loro esistenza. Che hanno ricevuto la sua esistenza. Quindi c'è un quadro di limiti. Portanto in un quadro di relazioni. Che implica la relazione. Che dice chi sei. Che dice chi eri. Ma dice anche tutte le tue possibilità. Però che dice anche tutte le tue possibilità. Attraverso tutte queste relazioni. Attraverso questa relazione. Puoi ricostruire e cambiare l'universo. Puoi ricostruire e cambiare l'universo. Questo è un altro punto importante. Questo è un altro punto importante. La fraternità è un principio di realtà. La fraternità è un principio di realtà. Perché il fratello non si può scegliere. Perché il hermano non lo può elegire. Deve essere accettato. Tiene che essere accettato. Riconosciuto. Riconosciuto. Posso dire che tu non sei voglio fratello dire che lei e lei no. E ella no. Quindi la fraternità mi dice attento. La fraternità mi dice attento. Hai una realtà che tu non puoi discutere. Che tu non puoi discutere. La realtà esiste. La realtà esiste. E il diritto di tuo fratello. E il diritto del tuo hermano. È uguale al tuo. È uguale al tuo. Cosa significa? Che nessuno. Che significa che può prendere un uomo. Tomare un uomo. E farlo. Y hacerlo hermano. Cioè, y crearlo como tal. E dire, tu sei mio fratello. Y decir tú eres mi hermano. E l'altro no. Y el otro no. Questo è un contenuto estremamente vincolante. Un contenuto della narrazione sulla fraternità. Della narrazione sulla fraternità. E perché questo? Perché noi nella storia. Perché nosotros en la historia. Abbiamo visto invece numerosi casi. Hemos visto numerosi casi. Di creazione. Di creazione della fraternità. Cioè un gruppo umano. È dire un gruppo umano. Stabilisce di essere gruppo di fratelli. E dice che è un gruppo di hermano. Tipico della milizia. Tipico della milizia. I cavalieri della tavola rotonda. Il cavaliere della mesa redonda. Fatto di fraternità. Di sangue. Gli resistenti antifascisti italiani. Lo resistente antifascista italiano. Si comportano tra loro. Si comportano entre loro come fratelli. Come hermano. Dando la vita. Dando la vita. Per creare la possibilità. Para creare la possibilità. Di avere la libertà. Di avere la libertà e la igualtà. Quindi fraternità. Scelta. La fraternità è elegita. Non è che sia negativa. Non è che sia negativa. È un dato. È un hecho della storia. E quindi si crea. Un soggetto fraterno, un soggetto fraterno più limitato, ma limitato che l'umanità intera. Però attenzione, per attenzione, questa creazione può essere per sua natura escludente. Non può essere per sua natura escludente della sorte. Perché il titolo di fratello, perché il titolo d'ermano non è nella mia disponibilità. Non sta in disponibilità. Cioè, non posso dire che un uomo è mio fratello. Io non posso dire che un hermano, che un uomo è mio hermano. Quindi tutte le fraternità portano la fraternità. Limitata, perché definire una fraternità significa anche tracciare un cerchio
trazar un círculo. Quindi è inclusione da una parte. Portando inclusión positiva e inclusione de otro. Tutte queste fraternità devono essere pro-umane. Cioè il gruppo che si costituisce. Il gruppo che si costituisce deve porsi in dialogo. Tiene che ponersi in dialogo con gli altri gruppi. Con lo demás gruppo. Facciamo un caso storico. Facciamo un esempio storico. Gli Stati Uniti quando nascono, dopo aver vinto la guerra contro l'Inghilterra, su guerra contro l'Inghilterra. Cosa dice la dichiarazione? Che dice la dichiarazione dell'indipendenza? Che c'è a un certo punto il diritto di un popolo. Che esiste il diritto di un popolo. Di costituirsi come tale. Di costituirsi come tale. Perché è diventato un popolo. Perché si volviò un popolo. Separatamente. Separatamente. Da che era antes la madre patria. Quindi questo è il diritto di un popolo. Che è il diritto di un popolo. Creare l'istituzione corrispondente. La istituzione corrispondente. Però quando la dichiarazione di indipendenza, fa questo atto formale, diciamo, siamo ancora all'inizio nel 77, siamo all'inizio del 77, si appella all'umanità, si reclama all'umanità, quindi chiama l'umanità testimone, chiama l'umanità come testigo del suo diritto. Quindi la nuova comunità, la nuova comunità che nasce deve combattere con l'istituzione della istituzione vieta, esatta, la lettura esatta della declarazione indipendente non contrappone due popoli, non contrappone due popoli, ma contrappone un popolo, contrappone un popolo, il nuovo popolo, la colonia inglese, all'istituzione, del popolo vicinale, del popolo originale, no contro il popolo originale. È una botta di genio questa, è realmente un colpo di genio nella storia dell'umanità, di uno dei grandi pezzi della storia dell'umanità. Ma si appella al soggetto universale, sino che appella al soggetto universale. Esiste un'umanità, esiste un'umanità che può giudicare, che può giudicare il nostro diritto. Nostro diritto. Ecco, questo è un caso. Este è un caso di dichiarazione di declarazione di guerra. Dire, potremmo dire. Dove però il disegno. Dove il disegno non vede solo la guerra. Non vede solo la guerra. Vede la costruzione. Vede la costruzione di una pace, di una pace, di una relazione. Allora, sarà soltanto, diciamo, per concludere. Diciamo solo per concludere con un esempio a 5 punti. E ci possono dimostrare che cosa si ricava dalla concettualizzazione di una cosa. Decir che potremmo ottenere la concettualizzazione di una narrazione. Questa è una definizione di fraternità. Questa è una definizione della fraternità. Beh, qui dentro ci sono dentro molti più elementi. Incontriamo molto più elementi di quelli che normalmente entrano in una definizione. Entrano in una definizione di tipo tradizionale. Di tipo tradizionale. Cioè perché l'astrazione ti allontana dal vivente, ti alleggia del ser viviente. Qui abbiamo guardato il vivente, abbiamo guardato al viviente concreto, cercando di capire quali siano i costitutivi essenziali. Su costitutivo essenziale. Non è un lavoro completo. Non è un lavoro completo. È solo un esempio. Però dalle diverse narrazioni. Però della distinta narrazione originale. Fare questo lavoro. Tenemos que hacer este trabajo. Allora questa è una definizione, narrativa che viene prima delle definizioni disciplinari. Che viene anche che la definizione disciplinare. Però qual è il problema tra me e Rodrigo? Però qual è il problema tra Rodrigo e io? Che quando Rodrigo si pone il problema di dare una definizione, si pone il problema di dare una definizione di fraternità che possa essere utilizzato. Che può essere utilizzato nella scienza politica, e la scienza politica in una disciplina particolare, portata in una disciplina particolare, deve continuamente chiedersi, tiene che continuamente preguntare, io scienziato della politica, scientifico della politica, e aderisco alla definizione che narrativa, adhiero alla definizione narrativa, cosa perdo, che mi chiesa detta definizione quando la trasformo in una definizione attuabile in scienza politica. Correggimi se mi sbaglio. Questo è il punto fondamentale. Perché? È il punto fondamentale. Io devo fare scienza. Perché devo fare scienza. E dunque devo usare un linguaggio. Portanto, devo usare un linguaggio. Che si allontana di per sé. Che si allontana della narrazione. Quindi, data la definizione che abbiamo fatto. Data la definizione come si fa. Però il linguaggio che lui usa. Però il linguaggio che lui usa. Dovrebbe non poter accettare. Podría no poder aceptar il linguaggio della definizione. El lenguaje de la definición de la deve tradurlo. Tiene que traducir. In questa traduzione hay una mediación. Ecco, qui la domanda che noi ci dobbiamo la pregunta fare que nos tenemos que hacer. Fino a che punto conosciamo la definizione narrativa, cioè la fraternità come vita, la fraternità come vita, come costitutivo antropologico.
in modo tale che veramente noi possiamo rifondare, rifondare almeno da questo punto di vista, nostra disciplina, e fino a che punto, in cambio abbiamo già accettato, dentro le nostre discipline, dentro le nostre discipline mediazioni sulla fraternità che vanno contro la definizione narrativa. Questo è un tema molto forte. È che è un tema molto forte. Perché bisogna comprendere la rivoluzionaria e critica. L'implicazione rivoluzionaria e critica della fraternità. Ricordo che, per esempio, Miguel Barter fece un'obiezione dicendo che la fraternità è per natura impolitica. Che per sua natura propria è impolitica. E citò il caso di Antigone. Quindi la sorella, l'armata, vuole seppellire suo fratello, che chiede di enterrare a suo hermano, il fratello peraltro era un nemico, e l'hermano per altro motivo era un nemico, disobbedendo agli ordini del re, quindi la fraternità viola l'ordine costituito, la fraternità è impolitica. La fraternità ha la dimensione impolitica, è decir, la fraternità in sì misma tiene questa dimensione e impolitica, deve conservare questa dimensione critica, quindi c'è un livello di profondità, continuamente in grado di fondere le discipline, le attitudini, le culture e le tradizioni. Questo però ci dà la misura del lavoro da fare. Y esto nos da también la medida del trabajo que tenemos que hacer. Ecco perché l'elemento giovane, per l'età, è essenziale. Dobbiamo creare una fraternità anche di questo tipo. Per dosare l'investimento. Se non parliamo tra di noi, è fondamentale. E questo qua è la vera scuola, quando non ti preoccupi solo di fare un libro prima possibile. Ti preoccupi che questo tenga una fertilità. Che si crei qualcosa che possa rimanere. Di creare algo che pueda permanecer. Allora. Entonces, adesso questa era la premessa. Perché non lo faccio, ma bisogna cominciare. Perché anche pensare. La considerazione. Di quanto Orrego, Salvate e Batter ci dissero 4 anni fa. Ma non tanto perché l'hanno detto loro. Non perché lo dicono loro. Le grandi obiezioni. Sino per la grande obiezione alla fraternità. Le grandi riflessioni. Posso cominciare con Orrego e invito solo con Orrego. E lo sicuro che lo sia. Il verbo italiano coincide con quello cileno. Hai 5 minuti di differenza. Tiene 5 minuti di differenza. Stanotte mi sono svegliato e ho finito di leggere il giro del mondo in 80 giorni. La volta al mondo in 80 giorni. Arriva, pensa di essere in ritardo. E quando viene, dice che sta in ritardo. Siccome ha fatto il giro, dando la volta in giro, ha guadagnato un giorno e non se ne era reso conto. Ganò un dia e non se ne era dato cuenta. Así que bueno. Vedete il positivo dei rapporti Europa-America. Lo positivo della relazione Europa-America. Va bene. Che cosa diceva Orrego? Come uno dei suoi punti centrali. Poneva il problema dell'universalità. Questo è un grande tema. In sostanza, la fraternità è un concetto di origine familiare. Sembra opporsi a un'idea di fraternità universale. La fraternità crea società più piccole rispetto a diversi gruppi sociali, la patria. Attenzione che qui la fraternità è positiva, non negativa. Crea società che permettono di vivere. Però l'osservazione di Orrego, che si sposa a molte altre, è questa fraternità ha bisogno di una istituzione che la delimiti.
che la delimiti, che la sostenga. La fraternità universale. Senza una struttura corrispondente. Una struttura corrispondente. Come può reggersi? Come può reggersi? Non può essere fraternità di tipo politico. Non può essere fraternità di tipo politico. Se non ha l'elemento istituzionalizzato. Però qui nasce il grande problema. Però qui nasce il grande problema. Che le istituzioni politiche. Che la istituzione politica. Che la tradizione conosce. Che la tradizione conosce. Sono essenzialmente istituzioni. Sono essenzialmente istituzioni. Che includono e che escludono. Che includono e escludono. Rientriamo poi nelle tematiche. Rientriamo nella tematica. Carl Schmitt. Il fatto che non si può uscire dal conflitto. Che non si può uscire dal conflitto. E qui sarebbe per esempio Alberto Lopresti di là da considerare, tendremo a considerare tutta questa storia, che tutta questa storia che fa vedere che la fraternità, creare società limitata e istituzioni di Stato che si contrappongono. E dunque tutta la visione della storia, portando tutta la visione della storia che parece dimostrare il conflitto come insuperabile, il conflitto cainita, il conflitto di Caino, è un conflitto regolato. È soltanto una possibilità, è solo una possibilità della visione delle storie. Io ricordo, un grande pensatore, Alberto Lopresti ha introdotto nell'ultima edizione in Italia, faceva vedere come la storia tiene molte cose. Il fatto di vedere la sequenza dei conflitti e l'hecho di vedere la sequenza della conflitto e interpretarla come il motore, la catena causale che crea il nuovo, attenzione, magari crea il nuovo, ma non crea il bene. Spesso è la reazione a menudo che crea il bene, che nasce una situazione nuova. Che poi erroneamente viene attribuito al conflitto. Perché se tu hai scelto di vedere la storia in maniera conflittuale, solo che era conflittuale, è chiaro che decidi tu. È chiaro che il conflitto crea, che il conflitto crea la cosa nuova. E io vorrei vedere in una guerra. Come esce un popolo dalla guerra? Come nasce un popolo dalla guerra? Il bene che noi abbiamo dopo, le vite salvate, che teniamo dopo, la vita salvata, fino a che punto sono un prodotto della luce della nostra soldati, fino a che punto sono un prodotto delle donne che hanno combattuto la guerra, per portare il figlio fuori dalla guerra, per sacare l'hijo fuori dalla guerra. Attenzione, stiamo attenti. Allora dice anche da impostare una lettura della storia, che non si spiega, magicamente da un male nasce un bene, magicamente da un male nasce un bene, questo è un grande tema che fa parte del nostro impegno quotidiano. L'ultima osservazione su questo. Il problema che noi che dovremmo suscitare. Che differenza c'è tra trattare un uomo come un uomo qualunque, ombre qualsiasi, oppure come un fratello, o come un hermano. Cioè io scelgo di costituire una comunità. E creo un hermano. La domanda è questa, ma siamo sicuri che possiamo veramente trattare un uomo come un uomo qualsiasi, un ombre come un ombre qualsiasi a livello di interdipendenza, con la consapevolezza della relazione che esiste tra tutti, che interagiscono in una società, veramente noi possiamo considerare un ombre qualsiasi? Lo possiamo fare, stiamo costruendo una coscienza dei problemi, quindi diciamo, se io considero questa persona come una persona qualsiasi, aumento il problema, mi allento della situazione, perché nella fraternità puoi incontrare la possibilità di uscire dal problema. Quindi anche questo è un altro tema che vorrei dire, e che noi stiamo un po' alla volta affrontando. E l'ultima osservazione, cito perché qui non d'accordo sia Walter che Orrego, perché intanto Walter come Orrego, la fraternità parece consistente, legata a un periodo di crisi, ai momenti eccezionali, al momento eccezionale.
nazionale dell'Istoria. Ma la vita quotidiana. Però la vita quotidiana. Mi ricordo un'osservazione che noi stessi troviamo, che avevo incontrato, per dire che la fraternità, essendo un concetto religioso, non può diventare un concetto politico. Dice questo, no? Dice questo. Le prime comunità cristiane che erano il massimo della fraternità, cosa che secondo me non è vera, lo che io credo che non è vera, perché era l'inizio della fraternità. Le comunità cristiane, vivevano una situazione eccezionale, perché avevano conosciuto il fondatore, e avevano la presenza degli apostoli, ma poi la capacità di vivere la fraternità è aumentata in seguito. Hanno continuato a inventare nuove forme della fraternità. Continuamente inventando nuove forme. Quindi è un culmine che si dice. Anche questa è una lettura non esatta. Ma poi si dice. Però poi si dice. Appena la comunità cristiana ha cominciato a strutturarsi. Addirittura a creare istituzioni. Si è servito della fraternità. Non si è servito della fraternità. Ma del diritto. Sino del diritto romano. Questo per dire che dove c'è fraternità non c'è politica. Non è politica. E che la quotidianità, della vita esclude la fraternità. Aquí hemos trabajado mucho de nuestro trabajo. Demuestra justamente lo contrario. Es decir, el hecho que la fraternidad entra en la fisiología de la vita politica. Sì, e della società. Della società. Che attraverso la fraternità si resta non soltanto a livello di fraternità diretta, cioè la generosità spontanea, la divisione familiare, l'aiuto. E l'aiuto. C'è un'organizzazione della fraternità. Hai anche un'organizzazione della fraternità. Crea soggetti sociali. La fraternità crea soggetti sociali, affronta un problema. E quindi usa la razionalità e la organizzazione. Poi c'è un terzo livello, che incontriamo all'esperienza, che parte dall'essere diretta, arriva ad essere fraternità organizzata, diventa fraternità politica, cioè entra in dialogo con la istituzione, scrive l'agenda del governo e modifica l'intervento che l'istituzione fa sulla società, la intervenzione che il governo ha sulla società. E questo mi sembra che la UEFA è una delle cose che ha prodotto di più, a smentire che la fraternità può essere ordinaria, In Italia, voi sapete che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il concetto di fraternità, non c'è nella Costituzione, e non c'è nella cultura giuridica. Esiste un'opera di riferimento, che è il digesto, la raccolta delle discipline giuridiche, la ricognizione della disciplina giuridica, dove si trovano tutti i concetti che fanno parte della cultura giuridica, di un paese. E recentemente Filippo Pizzolato, che è uno delle ha ricevuto la richiesta di scrivere la voce fraternità e poi appare di che questa è una conquista enorme, siamo riusciti a in un ordinamento giuridico dove non c'era il concetto di fraternità. Quindi sono frutti concreti che vengono dalla fondazione del trabajo della rete. Scusate qua, non devo fermare, parliamo un po' e avremo